Buongiorno a tutti, ben approdati sul mio canale. Come sentite un po' dalla mia voce, purtroppo sono stata influenzata tipo 10 giorni, non sono riuscita a girare tutti quanti i video del Black Friday e niente, sto proseguendo ora e quindi andiamo avanti con gli altri acquisti che ho fatto sempre durante il Black Friday da Coin con il 20% di sconto proprio il 24 novembre. E qui in questo sacchettino ci sono alcuni pezzi sempre del nuovo riassortimento di Essence relativi alle tendenze metal. Quindi cominciamo con la prima cosa che è quella che mi ha folgorato, ormai sono praticamente andata in fissa irreversibile con questa cosa, cioè la prima volta che l'ho messo ogni 10 secondi mi fermavo a fissarmi le unghie, ed è questo smalto, sono gli Holo Rainbow. Purtroppo vi posso dire che la videocamera non rende assolutamente l'effetto trip che in realtà danno, perché sul serio, a parte la luce che è accecante, basta un minimo bagliore e veramente perdete due diottrie in 7 secondi. E poi danno veramente dal vivo l'effetto 3D, cioè sembra di entrare nelle unghie. Io non so come altro definirlo. Oggi non c'è neanche un'ottima luce perché purtroppo c'è un tempo orripilante perché si alterna pioggia, sole, non ci si capisce nulla, però come potete vedere sono favolosi, favolosi, ed io li comprerò praticamente tutti, 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 perché sono impazzita. Quindi questa è una delle nuove uscite, credo che resteranno per un bel po', se non addirittura in linea permanente, quindi dateci un'occhiatina. Poi un eyeliner, questo è Metal Art Lip and Eye, il colore, vabbè, borgogna, che ve lo dico a fare, mi ci sono lanciata subito come una faina, è bellissimo. Io l'ho utilizzato per il trucco di oggi. Non so quanto si riesca a vedere, però l'effetto mi piace molto. Unica cosa che ho scoperto immediatamente, perché essendo raffreddata, praticamente lacrimo come niente, è che purtroppo non credo sia waterproof, perché con l'avevo messo anche un pochino sotto la rima ciliare inferiore. E purtroppo lacrimando si è tolto pr in pratica immediatamente, quindi un po' di attenzione, però il colore è veramente molto bello, il pennellino è di questi così sottilissimi, molto flessibile, consente di fare veramente delle linee da modalità capello impercettibile a linee, come vedete, più grosse. Io ho scelto di fare questo, avevo scelto di fare questa linea piuttosto evidente che proseguiva anche sotto. Purtroppo si è sminchiata con la lacrima, quindi ho sfumato con un ombretto fino a cercare di creare un qualcosa di, spero, decente. Comunque, questo ve lo consiglio e mi sembra questo intorno ai 4 o i 3,75 euro, lo smalto, i soliti prezzi degli smalti di Essence, intorno di questi un po' special, intorno ai 2 euro. Purtroppo gli scontrini li ho gettati, ormai sono passati diversi giorni. Dopodiché questi stanno imperversando sul web perché ne ho viste 14.000 recensioni, e sono questi ombretti favolosi Metal Shock Total Eclipse, bellissimo. L'effetto è quasi proprio metallizzato, bagnato, ha diverse cangianze perché è una sorta di taupe tra il grigio e il viola, con perlescenze sul lilla, celestino, argento. È un qualcosa di veramente incredibile.
E questi mi sembra stanno sui 4,75 l'uno. Vediamo l'altro. Questo anche come punto luce è qualcosa di favoloso. Eccolo qua, sempre questo effetto proprio super bagnato metallico. Questo è una sorta di rosino cipria con perlescenze su argento, lilla e qualcosa anche sul borgogna, bronzo, è veramente stranissimo. E questo è proprio luminosissimo, è anche proprio sì, come punto luce è eccezionale. E si chiama Stars and Stories numero 02. L'altro non ve l'ho fatto vedere, ma comunque vi ho detto il nome. E questo è l'ultimo che ho preso. Come poteva mancare un rose gold. Eccolo qua. Questo è stato il primo che ho afferrato, praticamente. Appena ho visto questo rose gold mio. Che voce strana che ho. Dunque, eccolo qui. E questo è proprio un rose gold nudo, crudo e puro, semplicemente, è stupendo. E One Second to Mars. Come potete vedere, asciugano e lì restano morti stecchiti. Fantastico. Con questi due ombretti in pot olografici. Che sono lo 01 Angel, eccolo qua. Già da qua si vede la potenza pazzesca. La consistenza è veramente stranissima perché sembra tipo marshmallow, ma ancora più morbido. Cioè, non ho mai visto un ombretto della consistenza del marshmallow. Eccolo qui, ora l'ho visto. Ed è questo. Che ha delle cangianze intorno al lilla, lavanda, celestino e qualcosa di platino. Praticamente quando lo si tocca, cioè è stranissimo. E poi una volta steso diventa una polvere, quindi più che un cream to powder, marshmallow to powder. Poi c'è quest'altro che è Doll Face, numero 02. Intanto eccolo qui. Anche questo come illuminante è sicuramente favoloso. Qua ho la mano della luccicanza. Poi andiamo avanti con la collezione, credo, natalizia di Essence, di cui ho preso esclusivamente due cose perché il resto comunque era un po' visto rivisto, un po' cose che comunque ho, un po' cose che non utilizzo. C'erano come al solito, beh, gli smalti, dei gloss, ombretti, rossetti, ma quello che mi ha colpito di più sono state queste due cose e quindi la palettina degli illuminanti. Anche con un pack veramente molto molto carina, Make to Sparkle in un'unica referenza e poi l'eyeliner gold. Andiamoli a vedere. Allora, intanto ho preparato uno swatch dell'eyeliner che è sempre come quello di prima con questo pennellino qui, metti a fuoco molto molto sottile. E la texture sembra un po' un crema mousse. E questo è lo swatch, sembra molto molto luminoso, il tratto pieno e continuo, non vedo l'ora di utilizzarlo in qualche make-up. E questo mi sembra sempre intorno ai 3 euro. Poi andiamo a vedere la palettina. Eccola qua. Ci sono quattro illuminanti, vabbè, questo palesemente sul verde,
questo ovviamente oro, mentre invece gli altri sono questo un po' più sul rosato pescato e quest'altro invece sul celeste lilla. Ora vi faccio vedere gli swatch dove ho ancora braccio libero. Allora, questi sono gli swatch sulle dita. Però c'è una luce veramente strana oggi perché pseudo semiapocalittica. Comunque la pigmentazione non è male. Diciamo che c'è. Non sono proprio propriamente ombretti, sono proprio più prettamente come illuminanti. Forse questo verde è un pochino più incisivo, ma sicuramente se volessi usarli come ombretti lo farei con una base sotto. Questo è l'effetto degli swatch. Ecco, già swatchandoli l'oro diventa molto molto più pallido. Questi due ancora si difendono abbastanza, il verde è quello più preponderante. Diciamo che è quello per cui ho preso fondamentalmente la palette, anche perché questi due che sarebbero questi mi ricordano moltissimo la palette Alchemy di Kat Von D e mi piacerebbe anche fare una piccolissima comparazione, poi ci penserò. Comunque, questi sono i prodotti che ho preso per quanto riguarda le nuove Tendenze Metal Catrice e diciamo che come prima impressione questa palettina mi spiace che purtroppo in camera non rende tantissimo, perché alla fine non è poi nemmeno tanto male se andiamo a vederla. E mi sembra che costi o 5 euro o poco meno, si può anche fare. Qua purtroppo la luce e la camera non colgono le sfumature, forse qui magari un pochino meglio si vedono. Proviamo un po'. Oh, ecco. Così va un pochino meglio. Potevo farlo da subito. Comunque eccoli qua, insomma, alla fine non sono male, poi penso che una volta bagnati sicuramente rendono di più. Magari farò un video in cui la provo, appunto, comparandola con la Kat Von D, perché la cosa mi incuriosisce parecchio, perché una volta sbocciati così sulla pelle, sinceramente ricordano molto le tonalità della Kat Von D, tranne l'oro che nell'Alchemy non ci sta. Dunque, questo è tutto per il video di oggi. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, ho deciso di aggiungervi anche delle foto degli swatches alla fine del filmato con questa luce perché magari i colori si vedono un pochino meglio. Anche perché qui c'è una luce bellissima e probabilmente dovrei organizzarmi per girare i video qui. Comunque, vi lascio questi due o tre scatti degli swatches. A presto!
appena sfiorate, un po' polverosino il verde, ma solo quello. Buona visione.